7 in Gloria nella Chiesa stiamo vedendo appunto l'importanza e il significato di appartenere a una Chiesa, no? Essere parte di una Chiesa. E così abbiamo visto come si inizia nella Chiesa, per mezzo del pentimento, della fede, dell'essere parte appunto di una congregazione. Andiamo a vedere adesso appunto come è strutturata la Chiesa, no? Come viene strutturata. E la prima cosa è appunto il compagno, no? Cioè i nostri compagni, no? Stare insieme con gli altri. No? Nel Vangelo di Giovanni, ad esempio, il capitolo 19, il verso 26 e il capitolo 21, il verso 20, ci mostrano che l'Apostolo Giovanni era molto vicino a Gesù. Giovanni nel suo Vangelo, quando parla di sé, dice l'apostolo che Gesù amava, non è che sta dicendo che non amasse gli altri, no? Ovviamente lui sapeva di essere amato, aveva questa bella relazione con Gesù. In Matteo 18:20 Gesù sembra fornirci il significato principale dell'essere Chiesa. Egli è presente laddove due o tre si uniscono nel suo nome, laddove dice appunto dove due o tre si radunano nel mio nome, io sarò in mezzo a loro, sarò in mezzo a voi. Quindi questo riunirsi assieme, quello stare insieme. In Matteo 10, dal verso 1 al 5, Gesù diede l'autorità agli apostoli per il ministero e li divise in coppie, no? Quando li mandò fuori a due a due. Quando i discepoli andavano a ministrare non lo facevano mai da soli, ma li mandava sempre appunto con un compagno. In Luca capitolo 10, verso 1, ci racconta che Gesù inviò un gruppo più grande di 70 discepoli e anche questi li mandò in coppie a due, non mandava mai fuori nessuno da solo, no? Perché appunto c'era bisogno di questa comunione fraterna, no? Avere un compagno nella nostra fede. Adesso questo è qualcosa di cui abbiamo bisogno anche noi, che necessitiamo anche noi, di avere un compagno nella fede, no? Qualcuno di solito può essere una persona nella chiesa o due o tre con cui ci si trova particolarmente in amicizia, no? Perché nella chiesa ovviamente abbiamo tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle, vogliamo avere una relazione di conoscenza con più persone possiamo all'interno della chiesa, il bello della chiesa appunto potersi conoscere, ma poi è una cosa quasi istintiva, naturale, che nascano delle simpatie particolari, no? Verso uno o verso un altro. E questo non deve certo scatenare una gelosia o creare appunto delle preoccupazioni, no? Delle cose fra fratelli e sorelle, ma è semplicemente una cosa abbastanza naturale. E con queste persone con cui si ha una comunione particolare si può creare appunto, no? Questo tipo di relazione, no? Come vediamo appunto con queste associazioni appunto anche che c'erano fra i discepoli. Gesù sembrava avesse tre discepoli tra virgolette preferiti, Pietro, Giacomo e Giovanni, perché in certe occasioni portava con sé solamente loro. Ad esempio quando ha resuscitato la bambina ha fatto entrare con sé altri genitori, questi tre. Quando è andato sul monte della trasfigurazione ha chiamato quei tre con loro. In altre opportunità vediamo che voleva con sé solamente quei tre. Quindi è come se avesse avuto una differenza di relazione fra quei tre, poi i dodici e dopo i 70 e poi le moltitudini. Si relazionava in maniera diversa. E sappiamo che Gesù ha sempre fatto in modo di darci un esempio di come anche noi possiamo fare. Quindi avere un feeling particolare, no? Con uno, due o tre membri della Chiesa, no? Non è qualcosa di sbagliato, no? Dove ci si trova più d'accordo, no? E dove magari invece con gli altri noi ci si trova meno d'accordo, ma non ci può essere lo stesso tipo di relazione. Questo è qualcosa appunto, no? Che possiamo imparare anche noi.
In Genesi, in capitolo 1, nel capitolo 1, versi 26 e 27, mostra la sostanziale natura collettiva dell'umanità e afferma che è l'immagine di Dio. Quando Dio ha creato Adamo e ha creato Eva, ha creato l'umanità. Infatti in Adamo c'era già tutta l'umanità. E Dio ha sempre guardato appunto all'uomo come l'umanità, come l'insieme di tutta l'umanità, che è composta da tanti individui. Nell'Antico Testamento la dimensione sociale della vita di chiesa è evidente, in coppie come Mosè e Aronne, Davide e Jonathan, Elia ed Eliseo, Ruth e Naomi, Ageo e Zorobabele, Giosuè e Zaccaria, Esdra e Neemia. Molti di questi erano anche sposati, ma la loro vita sociale in Dio non si limitava solo alle loro mogli, avevano appunto queste relazioni di amicizia, di comunione proprio fraterna, anche di comunione spirituale. Ad eccezione di Elia ed Eliseo, entrambi profeti, gli altri compagni dell'Antico Testamento avevano ricevuto chiamate diverse da Dio, i loro ministeri venivano grandemente valorizzati dai propri compagni. Abbiamo molto da imparare dalle loro relazioni. E questo è qualcosa che si è visto anche durante la storia della Chiesa. Forse questi sono nomi che non mi sono molto familiari, perché fanno più parte del mondo protestante, della storia della Chiesa protestante, ma ci sono persone come Charles e John Wesley, sono i due fratelli che insieme hanno iniziato il movimento metodista, Nikolaus Zinzendorf e August Spangenberg, Dwight Moody e Ira Sankey. Questi uomini sono stati dei grandi ministri di Dio che appunto si muovevano sempre insieme. Spesso si conosce la storia di Moody, Dwight Moody, che ha avuto questo grande risveglio in America, è l'uomo che ha iniziato lavorando con i bambini, avendo grande successo con queste scuole domenicali che lui ha iniziato portando a Gesù migliaia e migliaia di bambini, e dopo è diventato un grande evangelista fino alla fine piantare una città di Dio. Ma lui ha fatto la prima in America, la prima città cristiana, completamente cristiana, di persone nate di nuovo, tutto basato in questa città sulla parola di Dio. Ho scritto anche molti libri e viene appunto, di solito si conosce la storia appunto di Moody, ma Moody girava sempre insieme con Sankey. Sankey era il suo worship leader, era l'adoratore. E Moody non andava da nessuna parte senza Sankey, perché Sankey era l'unico, secondo lui, che gli preparava, suonando l'organetto e cantando appunto lodi al Signore, come si usava appunto nel 1800, preparava quell'atmosfera spirituale in cui poi lui poteva ministrare. E lui non ministrava se prima non c'era Sankey che suonava. E un giorno, caro, ho letto questa storia, che c'erano due chiese in una città e tutte e due le chiese avevano invitato Moody appunto a predicare. E avevano il culto anche allo stesso orario. E Moody ha accettato tutti e due gli inviti. Cosa ha fatto? Intanto che Sankey suonava in una chiesa, Moody predicava nell'altra, e poi correvano, si scambiavano le chiese, e uno suonava e l'altro ministrava. Hanno fatto così il loro culto. No? Comunque lavoravano sempre assieme. E così appunto tanti altri uomini di Dio. John Wesley fu profondamente influenzato dai Moravi. Fece in modo che i suoi convertiti avessero un compagno spirituale che potesse guidare il loro discepolato. Appunto, Wesley aveva imparato dai Moravi, da questo gruppo. I Moravi sono quelli che hanno avuto 100 anni di preghiera, una catena di preghiera che è durata 100 anni. Questi Moravi lavoravano sempre in coppia, erano dei missionari e andavano appunto, sono andati in tutto il mondo sempre a due, e avevano appunto questa catena di preghiera 24 ore su 24 che è durata 100 anni. Wesley è stato molto influenzato da questi Moravi, certo. E lui stesso, quando ha iniziato appunto il movimento metodista, mandava i suoi discepoli, due a due, li ha mandati per tutta l'Inghilterra, a convertire appunto migliaia
persone con un grande risveglio. Quindi se desideriamo comprendere la Chiesa in accordo ai principi biblici, dobbiamo trovare il modo di sviluppare e incoraggiare al suo interno una sincera relazione tra compagni, senza escludere gli altri impegni presi. E quindi questo è qualcosa che possiamo sviluppare anche noi, nella nostra Chiesa. Trovare il compagno, trovare quella persona, oppure può essere anche due, tre persone, quattro persone, in cui si crea un'intimità spirituale particolare, in cui ci si può scambiare la preghiera, si prega gli uni per gli altri, si va fuori a evangelizzare assieme, si crea appunto questo tipo di amicizia. Non c'è niente di sbagliato in questo, di antibiblico, in questo tipo di relazioni all'interno della Chiesa. Non significa escludere gli altri, perché è difficile avere amicizia con tutti. Tante volte si cerca di essere amici con tutti, ma non funziona, non si riesce ad essere amici con tutti, no? Perché il tempo è quello che è. Allora io credo sia meglio coltivare una, due o tre buone amicizie, buone relazioni, ma veramente dove il frequentarsi assieme, fare cose assieme fa crescere quell'intimità, quella conoscenza. E che cercare appunto di essere amici con tutti, passare tempo con tutti e poi alla fine però non si conosce nessuno, le conoscenze diventano sempre molto superficiali, ci vuole tempo per fare un amico, non è una cosa che in breve tempo. In questo ecco che sono importanti le cellule. Le cellule sono quei gruppi in casa. Il fatto che Gesù abbia scelto una cura, con cura un piccolo gruppo di 12 discepoli ai quali insegnare in maniera confidenziale e istruttivo per noi. Anche Paolo e Nati era solito formare un piccolo gruppo al quale insegnava e con il quale ministrava. Questo gruppo non aveva un numero fisso, ma sembrava variare dai 3 ai 12. I piccoli gruppi sono importanti e di solito si svolgono nelle case, soprattutto quando una chiesa incomincia a crescere, quando si incomincia ad essere in tanti, la chiesa ecco che può diventare un luogo dove appunto si va ad assistere a un culto magari preparato da un bel gruppo di lode, preparato da dei bravi leader, dei bravi ministri che insegnano e fanno tutto, e uno arriva, si siede, riceve, ascolta e se ne va. Ma noi stiamo vedendo appunto che la Chiesa è qualcos'altro, è diverso da questo. E quindi le cellule sono quel luogo dove uno può sviluppare il proprio ministero. In un piccolo gruppo c'è la possibilità e il tempo anche per dire la propria, per condividere la propria esperienza o per condividere i propri bisogni, dove si può creare ecco, quel tipo di relazione di cui parlavamo poco fa, quella relazione più intima, il gruppo in casa dove settimanalmente ci si incontra, e non deve essere una piccola chiesa. L'altro problema tante volte delle cellule è che diventano delle piccole chiese. Ci si raduna in casa in 5 e si fa la lode, dopo la lode 10 minuti di testimonianza, poi uno, il leader della cellula, fa la sua predica, il suo insegnamento di mezz'ora, un'ora, dopo si fa una preghiera e si va a casa. No, non è questa la cellula, non è una mini chiesa. La cellula deve essere un gruppo dove ci si incontra, un gruppo in casa dove ci si incontra e si sta assieme, si può mangiare assieme, si può condividere tante cose. E quindi è proprio quel tipo di riunione familiare, diciamo, in cui dove anche c'è l'insegnamento della parola, dove c'è anche la preghiera, ma non è necessariamente deve seguire certi schemi fissi. La cosa bella della cellula è che può essere aperta, la cosa bella della cellula è che si può invitare persone nuove, si può invitare gli amici, si può invitare i colleghi di lavoro, perché è in casa, in un ambiente rilassato, ognuno è libero di condividere la propria opinione, le proprie idee. Zinzendorf, conoscete Zinzendorf? Zinzendorf credeva che non potesse esistere cristianesimo senza comunità.
Lui fece in modo che i suoi compagni si riunissero in piccoli gruppi per pregare insieme, per prendersi cura l'uno dell'altro e per imparare l'uno dall'altro. Queste cellule erano il fulcro delle missioni morali e dell'attività di fondazione di chiese. Zinzendorf, appunto, questo che ha iniziato questo movimento, poi chiamato, no, dei moravi, che ha veramente messo sotto sopra il mondo con questi piccoli gruppetti, questi missionari che partivano, iniziavano questi piccoli gruppi. Tante volte non prendiamo tanto in considerazione un piccolo gruppo, ma un piccolo gruppo può fare tanto. Due, tre persone veramente impegnate per Cristo possono fare tantissimo. Wesley aveva detto: datemi 100 uomini veramente impegnati per Cristo e io cambierò l'Inghilterra. Bastavano 100 uomini, detto, per poter cambiare l'Inghilterra, pronti però a seguire veramente Cristo. Ed è quello, se la Chiesa veramente si impegna a portare avanti quello che Cristo ci ha detto di fare, non servono grandi numeri, e forse piccoli gruppi funzionano meglio delle mega chiese, sono forse più efficaci, perché il rischio della mega chiesa, di questa grande, le grandi chiese, è appunto di diventare un intrattenimento, c'è un rischio in questo. Quindi è buono, c'è il posto anche per la mega chiesa, per la grande chiesa, ma la mega chiesa deve sempre svilupparsi anche in piccoli gruppi, con un sistema cellulare. Molto più intimo, esatto, c'è quell'intimità. Dopo noi veniamo da una cultura, appunto quando stiamo cercando di spezzare anche questi insegnamenti, la cultura cattolica, dove la messa è fatta dal prete, è fatta dal sacerdote e tu assisti alla messa. Infatti dice: vado in chiesa ad assistere alla messa, e poi uno la sua vita se la svolge come vuole. Sta cambiando questo anche nella Chiesa Cattolica, perché infatti tanti stanno formando, tante parrocchie stanno formando questi gruppi, si incontrano in gruppi durante la settimana, carismatici, gruppi comunicali e altri tipi di gruppi, perché sempre più sta venendo fuori questo bisogno di trovarsi assieme, soprattutto in una società poi come quella di oggi, che è una società dispersiva. È la società delle relazioni virtuali, per Facebook, per internet, ci sentiamo, dove puoi vivere senza avere comunicazione diretta con le persone, in completo isolamento, lavorando a casa al computer, giocando a casa con il giochetto, e stando davanti a un computer tutto il giorno senza avere relazioni reali, pretendere di essere quello che vuoi. No? Ma questo non è certamente una cosa buona, e infatti si sta scoprendo sempre di più, le persone stanno sempre scoprendo di più il bisogno di trovarsi, fra virgolette, come una volta, dove si incontravano fuori dalla porta, a chiacchierare per strada, dove c'era bisogno di parlare e di confrontarsi. Questa è una cosa buona. L'altro livello, allora abbiamo visto il livello di compagni, di uno, due, tre che si incontrano, la cellula, quindi un gruppo in casa, un gruppo informale che può anche essere fatto di 10-15 persone, poi c'è la congregazione. Quando un gruppo supera i 12 è difficile che tutti i membri si conoscano bene. Nelle congregazioni dai 12 ai 200 membri rimane un livello di intimità tale da permettere a tutti di conoscersi e partecipare in qualche modo all'attività. E anche nel Nuovo Testamento c'erano appunto delle congregazioni e dei gruppi simili. Con congregazioni delle dimensioni di piccoli gruppi si può fare di più. Sono grandi abbastanza da essere una presenza visibile nella comunità locale, ma piccole abbastanza da permettere agli individui di contribuire nel culto secondo quello che 1 Corinzi 14 ci dice, 1 Corinzi 14 verso 26, che dunque, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, una rivelazione, o un parlare in altra lingua, o un'interpretazione, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Questo verso ci fa capire che la prima chiesa
quando si incontrava c'era partecipazione, tutti andavano a partecipare, c'era magari chi chiedeva di leggere un salmo, voleva intonare un salmo, cantare appunto un salmo, o chi portava la propria testimonianza, o chi aveva magari un breve insegnamento, qualcosa che aveva ricevuto magari dal Signore durante la settimana mentre leggeva le scritture, e tutti quanti partecipavano. Ma non c'era questa figura del pulpito, no? Da cui appunto veniva tutto l'insegnamento, tutto veniva fatto qui dietro il pulpito, ma c'era una partecipazione, quello che cerchiamo di fare anche noi la domenica, no? Durante i nostri incontri settimanali, la partecipazione collettiva, no? Questo è importante, dove tutti possiamo partecipare. È normale che c'è una chiesa a 200 membri, non tutti e 200 ogni domenica possono venire davanti a testimoniare o a farsi, no, il culto 24 ore non basterebbero probabilmente, no? Se ognuno, però una domenica è uno, una domenica un altro, no? Ma tutti quanti portano appunto la loro partecipazione, e questo è nella congregazione locale, no? Quando ci si trova appunto in una congregazione. Dalla Riforma la maggior parte dei leader della Chiesa protestanti si è concentrata quasi esclusivamente sulla dimensione della congregazione. Abbiamo voluto vedere, no, le chiese crescere, ma vogliamo vedere le chiese numerose, no? Più è grande la Chiesa, più è importante il ministero. E questo ovviamente diventa anche un ostacolo, un limite appunto per la Chiesa, e non dobbiamo basare la forza di un ministero, l'influenza di un ministero nel mondo in base appunto al numero dei membri che ci sono in una Chiesa, perché dobbiamo vedere appunto come veramente la Chiesa prepara, meglio magari una Chiesa piccola che prepara 10 missionari e li manda fuori dove c'è bisogno, di una Chiesa che intrattiene 200 persone tutte le domeniche. Ho sentito una cosa triste, senza fare nomi e cognomi, no? Però una sentita questa ragazza che diceva vado in quest'altro gruppo perché nella mia chiesa non c'è insegnamento. Allora sì, sono parte di quella chiesa, la domenica vado in quella chiesa, ma durante la settimana vado là perché appunto voglio imparare sulla parola di Dio. Naturalmente questa ragazza frequenta una chiesa dove si fa solo il culto domenicale e basta, ma non c'è insegnamento della parola, non c'è istruzione sulla parola, non c'è preparazione per i membri della Chiesa, non vengono preparati per il ministero. Questo è triste, questo è sbagliato. La Chiesa deve preparare i membri e mandarli. C'è chi verrà mandato come missionario in un altro paese, c'è chi sarà mandato come ministro magari nella stessa Chiesa, nella stessa area di dov'è, e chi lo crescerà come credente rimanendo in quella Chiesa, però ministrando nel mondo, testimoniando o lavorando all'interno della Chiesa. Ma ogni credente deve essere preparato alla fine per sviluppare quello che è la propria chiamata, no? E non deve essere semplicemente intrattenuto. Questo è il significato della Chiesa. Poi ci sono le celebrazioni. Le riunioni di congregazioni che superano i 200 membri si orientano inevitabilmente ad avere una congregazione di spettacoli. Tuttavia il Nuovo Testamento contiene diversi esempi di grandi congregazioni di persone che si riunivano per ascoltare la parola di Dio. Si tratta appunto di celebrazione di comunanza. In Atti capitolo 2, verso 41, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Quindi vediamo una chiesa che in un giorno cresce da 120 a 3.000 persone, no? Una bella evangelizzazione. In Atti 4, al verso 4, ma molti di coloro che avevano udito la parola credettero, e il numero degli uomini salì a circa 5.000. No? Poco tempo dopo vediamo che la chiesa sale a 5.000 membri, ma tutto questo a Gerusalemme, una piccola cittadina. Vediamo appunto che la chiesa ha questa crescita, no? E quindi ovviamente la struttura anche della chiesa
subito cambia, subito gli apostoli si trovano a dover aggiustare un po' le cose, infatti poi vediamo, no? Che c'è in Atti 6, devono scegliere dei diaconi per poter aiutare al servizio, perché gli apostoli devono prepararsi nella parola di Dio, subito devono insomma strutturare un po' la cosa perché c'è questa crescita improvvisa. Ovviamente come la Chiesa crescita, la struttura della Chiesa deve essere adattata poi ovviamente ai vari bisogni, ma nessuna Chiesa dovrebbe trascurare nessun altro di questi livelli. La Chiesa può crescere, può diventare migliaia e migliaia di membri in una Chiesa locale e fare queste grandi celebrazioni, però allo stesso tempo non deve trascurare tutti gli altri livelli sotto, così che ogni credente possa trovare appunto la sua area, no, in cui ministrare, in cui avere compagni, in cui avere amicizia, no, in cui avere quella fratellanza e quell'intimità, no, che semplicemente di partecipare a un grande convegno. Le celebrazioni erano importanti perché incoraggiavano i credenti a sentirsi parte di una comunità più grande e a mostrare la propria fede in pubblico. Ovviamente una grande chiesa con molti membri ha un'altra influenza anche nella società, ha un altro peso, quindi è importante essere in tanti, poter fare le cose tutti quanti insieme. E l'ultimo punto è la convocazione. Come credenti in Gesù Cristo siamo chiamati ad essere compagni spirituali, fratelli e sorelle in Cristo. Siamo anche chiamati come comunità spirituale del popolo di Dio. La Chiesa deve mostrare la gloria di Dio a livello microscopico e macroscopico. Deve incontrarsi in due o tre, ma deve anche esprimere il proprio carattere spirituale nazionale attraverso la convocazione. Levitico 23, verso 21. In quel medesimo giorno proclamerete la festa e avrete una santa convocazione. Non farete nessun lavoro ordinario, è una legge perenne di generazione in generazione in tutti i luoghi dove abiterete. Vediamo che c'erano tre volte all'anno, tre feste particolari in Israele, veniva chiamata questa convocazione. Era la festa delle trombe, dove c'era avuto un pentimento nazionale, il giorno dell'espiazione, la redenzione nazionale, e la festa delle capanne, no? Un giubilo nazionale. Queste tre feste tutta la nazione di Israele doveva radunarsi a Gerusalemme, quindi Gerusalemme veniva praticamente invasa, no? da migliaia e migliaia di persone, e insieme avevano appunto queste feste, ed erano appunto delle convocazioni delle diverse tribù. E noi dovremmo avere le convocazioni delle nostre chiese. Diverse chiese locali, no, in una città, ad esempio, possono convocarsi assieme, no, per una giornata di preghiera, o perché c'è un predicatore o un evangelista, no, che porta la parola, e allora le diverse chiese si possono mettere assieme, unire in queste convocazioni. E si può arrivare anche a delle convocazioni nazionali. In Brasile ogni anno c'è la Marcia per Gesù a San Paolo, con 2,5 milioni, 3 milioni di persone che si incontrano per strada e marciano attraverso tutta la città lodando il Signore, e finiscono in questa piazza enorme che hanno lì. Ho visto le fotografie, nei filmati, è una cosa straordinaria, questo mare di gente che non finisce più, è più bello del carnevale, e lodano il Signore, con milioni di credenti insieme, di chiese diverse, si riuniscono per questa convocazione, lo fanno ogni anno. In Nigeria sono andato a vedere una convocazione con 3 milioni di credenti. Erano tutte le chiese, il Victory Church si chiama, no? Che hanno chiese in tutta la nazione, e loro si riuniscono addirittura ogni 3 mesi, hanno una settimana di convocazione, no? Dove sono più di 3 milioni di loro che pregano tutte le sere, dalle 6 di sera alle 6 di mattina, 12 ore di preghiera, di lode, no? È quello che succede, la presenza di Dio è straordinaria. E succede, no? In molte parti del mondo, ci sono queste convocazioni, più chiese si mettono insieme, si riuniscono, no? e il Signore si muove con potenza. Quindi vediamo che la Chiesa si sviluppa, no? In diverse
livelli, diciamo, ma non sono superiori o inferiori. Il gruppo di tre non è inferiore in importanza di 2,5 milioni di credenti che si radunano assieme in una convocazione. Sono importanti, noi nella nostra vita cristiana dovremmo prendere parte ad ognuna di queste esperienze. Dovremmo avere nel nostro gruppo di due o tre, quegli amici intimi che abbiamo, dovremmo avere la nostra cellula, dove appunto ci incontriamo in casa, dove possiamo veramente aprire il cuore, condividere tutto quello che ci sentiamo. Poi dovremmo avere la nostra chiesa locale, dove ci riuniamo la domenica, dove veniamo istruiti, veniamo preparati per il ministero, edificati insieme con il resto del corpo, e poi ogni tanto partecipare a queste celebrazioni dove più chiese si mettono assieme. In ognuno di questi livelli c'è una dimensione spirituale in cui possiamo essere arricchiti e in cui possiamo dare, perché la vita cristiana è questo: essere arricchiti, ricevere e dare, ricevere e dare. Noi dobbiamo essere come il mare di Galilea e non come il Mar Morto. Il mare di Galilea ha un affluente ed ha anche uno sbocco, quindi l'acqua scorre ed è pieno di vita, pieno di pesci quel mare. È un mare che produce molta vita. E invece il Mar Morto, dove solamente entra l'acqua, ma non esce da nessuna parte, appunto è morto, non c'è vita. Un credente che riceve, muore spiritualmente. Ma il credente che riceve e dà, diventa un canale, come dice Gesù, da dentro di voi sgorgeranno fiumi di acqua viva, e l'acqua viva che viene da Dio, perché Lui è la fonte di acqua viva, non è che la produciamo noi quell'acqua la riceviamo da Dio e la portiamo agli altri, quindi diventiamo questi canali. In ognuna di queste dimensioni di chiesa noi possiamo fare questo, ricevere e dare. E questo è, quindi abbiamo visto l'importanza appunto qui della chiesa, dell'essere parte di una chiesa. Tutti noi come credenti, come abbiamo detto all'inizio di questo capitolo, se sei in Cristo sei parte della chiesa. Non puoi essere in Cristo senza essere parte della chiesa, non puoi essere parte di una chiesa senza essere in Cristo. Le due cose vanno assieme, non si può prenderne una sola. Non posso essere un cristiano, essere in Cristo, starmene per conto mio e fare l'eremita, e non posso neanche appunto dire sono parte della chiesa, mi piace la chiesa, è piena di bella gente, di brava gente, sono tutti onesti, che bello che è questa chiesa, vengo in chiesa perché mi piace, ma non parlatemi di Gesù, non mi interessa Gesù, io sono aperto a tutte le religioni, per me tutte le religioni vanno bene, tutti quanti vanno da Dio, quindi va tutto bene. Non si può avere una e l'altra, bisogna fare le nostre scelte. Vediamo adesso, avendo ancora un po' di tempo, il capitolo ottavo. Passiamo al capitolo ottavo del nostro libro, Gloria nella Chiesa, ed è la leadership nella Chiesa. Andiamo a vedere questi famosi ministeri all'interno della Chiesa. Abbiamo visto che il Nuovo Testamento considera la Chiesa come un organismo piuttosto che come un'organizzazione. C'è diversità fra organismo e organizzazione. Il dizionario italiano definisce un organismo come un sistema costituito di vari elementi coordinati e funzionanti per un fine determinato. Sai che tu sei un organismo e non sei un'organizzazione? Grazie a Dio il tuo corpo non è un'organizzazione, ma un organismo vivo. Un organismo vivo composto di varie membra. Ogni membro ha la sua funzione specifica e funziona in base a quello appunto per cui è stato, per cui sta lì come parte del tuo corpo, e tutto quanto insieme ti permette di vivere in questo mondo, di esprimere la tua vita in questo mondo. Questo serve il tuo organismo, quel corpo che hai. E così è anche la Chiesa. Secondo questa definizione, quindi, la Chiesa può funzionare in maniera efficace solo quando ogni espressione della Chiesa universale, cioè tutti i compagni, tutte le cellule, tutte le congregazioni, tutte le celebrazioni e le convocazioni di tutte le chiese locali, cooperano assieme, lavorano tutte quante assieme.
Inoltre, la Chiesa può funzionare in maniera efficace solo quando possiede un qualche tipo di struttura e leadership. Nell'Antico Testamento la gloria di Dio scendeva quando era presente una struttura, cioè il tabernacolo, il Tempio di Dio, quando il Tempio di Dio era alzato e funzionava, c'erano i sacerdoti, c'era tutto quello che Dio aveva comandato, ecco che allora si manifestava la gloria di Dio. Nel Nuovo Testamento ogni immagine della Chiesa interessa una struttura, o la maggior parte di esse comporta un qualche grado di leadership e governo. Tutte le benedizioni del Nuovo Testamento sono al plurale. Quando Dio benedice, benedice la sua Chiesa, benedice i credenti, no? E parla sempre al plurale, non al singolare, perché Dio vede appunto la Chiesa nel suo insieme. Prima di andare a esaminare appunto i vari concetti, dobbiamo ricordarci tre importanti principi biblici. Che ogni membro del corpo di Cristo è ordinato da Dio, 1 Corinzi 12, verso 18. Ogni membro del corpo è mutualmente connesso, dipendente, unito e tenuto insieme. Efesini 4, 16. Ogni membro del corpo condivide la stessa vita in Cristo, che è il capo, Giovanni 15, dall'1 all'8. Noi dobbiamo ricordarci i tre principi delle assemblee delle città greche evocate dall'immagine dell'Ecclesia. Ricordate, all'inizio abbiamo studiato l'Ecclesia, no? Che deriva appunto dal radunarsi insieme come facevano appunto nelle città dell'antica Grecia, o l'assemblea comune, no? Per le grandi decisioni. Oggi Ecclesia aveva potere, ogni Ecclesia aveva potere illimitato, eleggeva e destituiva i leader, guidava le operazioni militari, raccoglieva e stanziava fondi e assegnava diversi compiti ai suoi membri. Ogni Ecclesia iniziava con la preghiera e il sacrificio. Ogni Ecclesia trattava i suoi cittadini come pari. Tutti i cittadini liberi avevano gli stessi diritti e doveri. Nessun membro era più importante dell'altro. Quindi vediamo come, no, questa struttura dell'antica Ecclesia greca, no, si assimila appunto anche a quello che intendiamo come Ecclesia, come Chiesa noi oggi. Ovviamente il nostro capo è Cristo e noi tutti appunto siamo membri pari, no, con gli stessi diritti, con gli stessi doveri appunto della Chiesa locale. La struttura della Chiesa. Nessuna espressione della Chiesa può funzionare senza una struttura. Se iniziassimo oggi una Chiesa in una comunità, dovremmo organizzare riunioni e prendere decisioni, dovremmo imparare in che modo esprimere la nostra vita di Chiesa dalle scritture e dallo spirito. Inoltre ogni chiesa locale può funzionare in base appunto alla zona dove vive. Un'altra cosa, non dobbiamo cercare di copiare quello che si fa in Sud America o quello che si fa in Africa, sono culture, strutture diverse, la chiesa alle volte locale deve anche adattarsi a questo. Magari in certe nazioni sono abituati a 4 ore di adorazione. Ho visto chiese che vanno avanti 3-4 ore solo adorando il Signore, cantando una canzone viene ripetuta per mezz'ora, 40 minuti la stessa canzone, va avanti nello stesso ritmo, no? Il famoso matrimonio di Merawi, la canzone che ballavano, no? Etiope, matrimonio etiope. Per la loro cultura va bene, per loro è normale che sia così. Quando vengono in una nostra chiesa e una canzone dura 3 minuti e 50, loro dicono: appena iniziata, come che già l'avete spenta? No? Così. Perché noi in Europa siamo abituati appunto a, no, una canzone dietro l'altra, una canzone può durare 3 minuti, 4 minuti. No, se arriva a 5 minuti proprio per avere un testo veramente, no? Bello e variante, perché sennò ci annoiamo, no? E appunto non è che un tipo di adorazione vale più o meno dell'altro, si adegua un po' anche al tipo di cultura, al tipo di persone, così la predicazione, no? Qui in Italia se la predicazione supera mezz'ora è difficile mantenere l'attenzione delle persone, no? In Cina mi hanno detto che una predicazione dura 5 ore, se una predica per 2 o 3 ore dicono: hai tutto lì quello che hai da dire? No, cioè,
ed è, capito, semplicemente idee diverse, abitudini, no? Così, anche in Africa, quando predicano ripetono la stessa parola, ricordate il pastore Dilkumar, no? Dio ti ama, Dio ti ama, Dio ti ama, ho capito che mi ama, però per loro, no? Così. No? E questo quindi è, ha a che fare con, no, anche il tipo di cultura, quindi la Chiesa si adatta un po' anche a quello, no? E c'è spazio, no, per adattarsi anche appunto a quelle a diversità, no? Portanto rimanere sotto la direzione, la guida dello Spirito Santo. Siamo uniti ma diversi. Questa è la Chiesa universale di Dio, è diversa, appunto come, no, abbiamo appena parlato, no? Ha espressioni diverse, ma la diversità non significa separazione, anzi la diversità ci può unire ancora di più. No? E quindi, no, la metafora del corpo mostra che esistono molti membri diversi all'interno della Chiesa, ognuno dei quali svolge funzioni diverse, anche la nostra diversità all'interno della chiesa locale come questa. Siamo diversi, ma questa diversità ci può unire, non ci deve separare, perché essendo diversi possiamo avere funzioni diverse, scopi diversi, e uno può fare quello che l'altro non può fare, non è in grado di fare. Il principio biblico della Chiesa è: esiste un'unica Chiesa, ma diversità di doni. Questo principio deve essere sviluppato in maniera pratica in ogni chiesa, che cerca di seguire i principi biblici. Oltre a essere coordinate e organizzate, le chiese devono anche fare in modo che ci sia spazio a sufficienza per ogni espressione del ministero di Cristo. Ecco le diverse funzioni che abbiamo visto prima: la cellula, il gruppo piccolo, il gruppo grande. Queste diversità possono, no, permettere a ogni singolo credente di sviluppare appunto il proprio dono e il proprio ministero. In 1 Corinzi 12, verso 22 e 26, leggiamo assieme questi versi, dove parla del principio di uguaglianza insito nell'idea greca di ecclesia. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dar maggior onore alle cose che ne mancavano, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une delle altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. E in Giacomo, lettera di Giacomo, capitolo 2, al verso 1, fratelli miei, la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi. Infatti, se nella vostra adunanza entra un uomo con un anello d'oro vestito splendidamente, e vi entra pure un povero vestito malamente, e voi avete riguardo a quello che veste elegantemente, gli dite: tu siedi qui al posto d'onore, e al povero dite: tu statene là in piedi, o siedi in terra accanto al mio sgabello. Non state forse usando un trattamento diverso e giudicando in base a ragionamenti malvagi? Quindi vediamo che già nella prima chiesa c'erano, no, queste diversità, questi favoritismi, e gli apostoli devono mettere in ordine queste cose, perché è la natura umana, purtroppo, no? Di dare un valore diverso. No? Ammettiamolo anche noi, se siamo onesti. No? Entra da quella porta, appunto, uno che, insomma, vedi che è vestito un po' così, capito? E via, insomma, ah, buongiorno, buongiorno, sì, così magari ci si parli, così la prego, si accomodi. E arriva una persona famosa. Arriva il giocatore di calcio di Serie A, o entra il cantante, capito, che ha appena inciso il disco che è primo in classifica. E gli dici: ah, buonasera, chi è? Anzi, ti prego, si accomodi. No? Sicuramente avremo un favoritismo particolare, ma si accomodi qua davanti, non la siediti qua, ma venga a dare la testimonianza, o così, subito tutti al telefono: ma sai che c'è in chiesa oggi da me? Sì, c'è qua,
no, arriva subito, è vero, non si muove qualche cosa. È vero. È la natura umana. Però Dio ci dice che non dovrebbe essere così. Dovremmo trattare tutti con lo stesso onore, perché l'onore che Dio dà alle persone non è del ruolo che hanno nel mondo, ma da chi sono in Cristo Gesù. Così anche noi dobbiamo vedere le persone per chi sono in Cristo Gesù, non per il ruolo che hanno nel mondo, non per la fama del mondo o per le loro capacità, no, che hanno. E quindi questo è importante, che siamo uguali, no, ma però diversi poi nelle nostre funzioni. Però c'è questo senso di uguaglianza. In Efesini 4 è scritto: è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Ed è importante da sottolineare, è lui, cioè Dio, che ha dato queste cose. Nessuno lo prende da solo e non viene neanche eletto dalla Chiesa. La Chiesa riconosce il ministero, no? La Chiesa non dà ministeri a nessuno, ma riconosce che Dio ha dato un ministero a una persona e quindi gli riconosce questo ministero e gli dà il ruolo che deve svolgere all'interno della Chiesa. Per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera, del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Sapete che leggevo questa cosa, mi ha veramente incuriosito, nella Grecia appunto antica, no, di questa ecclesia, di queste adunanze, i politici o chi rivestiva un ruolo, no, politico o di governo della città si autosovvenzionava, non era pagato, non erano pagati, no, ma si autosovvenzionava, cioè dovevi avere i soldi per mantenerti da solo per poter fare il lavoro di amministratore, no, della città o di governante o di politico. Ma non prendevi i soldi per quel tipo di lavoro. Che bello. Se si facesse oggi una legge così, vorrei vedere chi troveremmo al Parlamento. Pochi, sicuramente un bel po' di quelli che ci sono lo prenderebbero subito. Beh, soldi, no? Però mi sembra molto buona come idea, no, questa. E quindi, no, vediamo che, no, questa ecclesia, appunto, no, questo radunarsi assieme per governare, per portare avanti, no, l'opera che Dio appunto ha dato di fare, è l'idea appunto che abbiamo nella Chiesa. Ci siamo sempre tentati di attribuire troppa importanza a un dono o di considerare una funzione più importante di un'altra, ma il primo Corinzi, capitolo 12, versi 28 e 31, mostra che la profezia è un dono maggiore, ma allo stesso tempo primo Corinzi 13, 13 dice che la cosa più importante di tutte è l'amore. È importante la profezia, è importante il dono spirituale, ma l'amore è più importante di tutti quanti, no? Ed è quello che conta veramente nella Chiesa. Quindi sì, i doni sono importanti, ma non dobbiamo dargli troppa importanza. No? Bello che ci siano dei doni, bello che ci siano ministeri, bello che ci siano tutte queste cose che Dio ci fa, ma è l'amore gli uni per gli altri, la cosa veramente che conta, veramente importante. E ci vuole appunto il coinvolgimento totale dei membri. Efesini 4, leggiamo ancora questo Efesini 4, verso 11 e 12, e dice appunto che lui ha dato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero dell'edificazione del corpo di Cristo. E quindi i leader servono per edificare il corpo, per il coinvolgimento di tutti i membri. Quindi tutti i membri devono essere coinvolti nella Chiesa. Come faccio a essere coinvolto nella Chiesa? Allora, dimentichiamo il pulpito. Perché quando pensiamo appunto ad un ruolo nella Chiesa, pensiamo al pulpito, a stare dietro a un pulpito e a insegnare o predicare o profetizzare. Essere coinvolti nella Chiesa può voler dire cucinare per la comunità,
può voler dire attaccare i mobili alle pareti, può voler dire pulire per terra, può voler dire stare alla porta e dare il benvenuto a quelli che vengono, può voler dire mettere a posto le sedie, può voler dire andare a prendere la persona con la macchina che se no non potrebbe venire, o andarla accompagnare. Ci sono tanti modi, può essere partecipare all'evangelizzazione quando si esce a evangelizzare, no? Prendere parte a ogni attività della Chiesa, andiamo al parco con i bambini, uno prende parte a quello, no? Organizzare qualcosa nella Chiesa. Ogni cosa che tu fai nella Chiesa, per la Chiesa, non per la Chiesa la struttura, ma per la Chiesa appunto, per gli altri, per i tuoi fratelli, per le tue sorelle, è un ministero che tu dai a Cristo Gesù. Gesù ha detto, anche quando date solamente un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, a uno di questi fanciulli, stava parlando dei suoi, no? Quindi quando tu anche dai solamente un bicchiere d'acqua a un tuo fratello o a tua sorella, quando gli prepari un caffè o un tè, no? L'hai dato a Gesù, Gesù lo tiene conto. Quando lo incontrerai dirà grazie per tutti i caffè che mi hai preparato. Tu dici il caffè che ti ho preparato? Quando? Quando gli hai dato al pastore Claudio il cappuccino, il caffè, tu hai tenuto conto di tutti quei cappuccini e quel caffè, dai, e avrai la tua ricompensa in cielo. No? È così che funziona. No? Gesù tiene conto di tutto quello che noi facciamo per il suo corpo. Se io ho un corpo, cioè se... ho magari una malattia o mi fa male qualcosa, arriva una persona e mi aggiusta, no? Magari gli sono grato, dico grazie, cioè mi hai fatto qualcosa, no? O anche solamente qualcuno che mi dà un balsamo per i miei capelli, no? Qualcosa, fa qualcosa per me, gli sono grato, giusto? No? Anche una cosa semplice, però gli sono grato. E così Gesù, quando qualcuno fa qualcosa per il suo corpo, Gesù gli è grato. Avete visto, avete notato quando Gesù incontra Paolo sulla via di Damasco? Gesù gli dice: Paolo, Paolo, perché mi perseguiti? Paolo non aveva perseguitato Gesù, forse non l'aveva neanche mai incontrato nella sua vita, però stava andando a Damasco a perseguitare la Chiesa, stava andando a cercare cristiani per arrestarli e per metterli in prigione e per ucciderli. E Gesù non gli dice perché perseguiti la mia chiesa, perché vai a perseguitare quelli di Damasco, dice perché mi perseguiti. Paolo, tu ce l'hai con me, tu quando tocchi loro tocchi me. E così, sia nel negativo che nel positivo, chi fa del male alla chiesa, no? Qualche credente, l'ha fatto a Gesù. Chi fa del bene a qualche credente l'ha fatto a Gesù. Gesù tiene conto, no? Di quello che è fatto al suo corpo, come tu tieni conto di quello che è fatto al tuo corpo, no? Se uno ti dà una sberla, insomma ne tieni conto, no? Devo porgere l'altra guancia, però ne tieni conto lo stesso di tutto quello. Dobbiamo essere flessibili, pienamente flessibili. È evidente che i corpi morti non crescono né cambiano. Avete mai notato? I morti non crescono, no? I morti non crescono, cambiano sì, ma in peggio. Gli organismi viventi invece sono sempre in movimento. Tu sei sempre in movimento, anche quando stai fermo dentro di te tutto si muove, il cuore batte, i polmoni si gonfiano, il sangue scorre, le cellule continuano a moltiplicarsi, no? È un lavoro, il tuo corpo è un lavoro continuo, no? E se sei giovane stai crescendo, se sei vecchio ti stai rigrinzendo. Però comunque qualcosa sta succedendo in te. In Luca capitolo 5, verso 37, Gesù dice: nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino nuovo fa scoppiare gli otri e si spande. E gli otri vanno perduti, ma il vino nuovo va messo in otri nuovi. E nessuno che abbia bevuto vino vecchio ne desidera del nuovo, perché dice il vecchio è buono. Sta parlando appunto di questi otri nuovi. Nell'antichità il vino veniva messo in otri che erano fatti di pelle di animale, e questa pelle doveva essere fresca. Perché? Perché il vino, sappiamo, è un organismo vivente. Quando tu hai appena spremuto l'uva,
no? E prendi appunto questo vino appena fatto e lo metti negli otri, succede che questo vino comincia a gonfiarsi, no? Si gonfia, fermenta, no? E dentro è pieno di cellule viventi, no? Che sono in movimento, e quindi questa deve essere una pelle fresca, perché la pelle fresca è elastica e quindi riesce ad espandersi quando il vino si espande, no? E poi si restringe. Se invece usi un'otre vecchia, l'otre vecchia di pelle vecchia, no? Pelle rinsecchita, non è elastica, e il vino ha una tale potenza quando si espande, quando fermenta, che spacca un'otre che non è abbastanza elastica, e appunto dice il vino si perde. E così sta facendo questo esempio per la Chiesa, e sta facendo questo esempio per noi, no? Perché Dio continuamente ci dà il vino nuovo, il vino dello Spirito Santo. Paolo dice: siate ubriachi non di vino ma di Spirito Santo. Quindi continuamente riceviamo questa gioia, riceviamo quello che lo Spirito Santo sta facendo, ma dobbiamo essere come l'otre di vino, pronti a espanderci o allargarci, pronti a prendere noi la forma del vino e non che il vino prenda la forma nostra. Tante chiese vogliono fare in modo che lo Spirito Santo prenda la forma della Chiesa, il tipo appunto di Chiesa, o il tipo di ministero, o il tipo di culto che facciamo, e lo Spirito Santo deve muoversi all'interno, no, del nostro modo di fare le cose. Gesù invece dice che bisogna essere elastici, bisogna lasciare spazio allo Spirito Santo, e noi dobbiamo adattarci a come lo Spirito Santo si muove, a quello che lo Spirito Santo fa. La tua vita deve essere uguale. Tu devi adattare la tua vita a quello che lo Spirito Santo vuole fare in te. Non pretendere che lo Spirito Santo si adatti alla tua vita. Torniamo al discorso che facciamo prima, che siamo noi che seguiamo Gesù, non è Gesù che segue noi. Ed è lo Spirito Santo che modella la nostra vita, e noi ci lasciamo modellare dallo Spirito Santo. Noi non possiamo modellare lo Spirito Santo. Sarebbe come dire che il vaso modella il vasaio. Oh, guarda questo vasaio, guarda che bello, oh sì, il suo vaso l'ha fatto. No, nessuno di noi penserebbe in questo modo, no? Diciamo, quando entri nel negozio di vasi, dici: che bei vasi, che bravo il vasaio che ha fatto questi vasi. Non ti immagini che lo guardi il vasaio e dici: bello, quale vaso di questi ti ha fatto, no? Però nelle chiese alle volte è così, no? Guardiamo a Dio come se fosse appunto, no, un frutto nostro, un movimento dello Spirito Santo, come se fosse frutto nostro. Noi siamo il frutto dello Spirito Santo. Quello che succede in questa chiesa è l'opera dello Spirito Santo. Noi la riceviamo e noi gioiamo in essa, e lasciamo che sempre più si muova lo Spirito Santo come Lui desidera, no? E noi cerchiamo di stargli dietro, no? E certe volte non è neanche facile, però no? No, facciamo tutto quello che possiamo. Dobbiamo essere flessibili. Voglio concludere con questa frase: l'importante non è canonizzare le strutture della Chiesa o dare loro eccessiva enfasi. Dobbiamo capire che le strutture della Chiesa sono come le impalcature esterne che permettono di costruire un edificio. Non sono parte dell'edificio stesso. Sono come l'intelaiatura di legno senza vita sulla quale cresce la vite, e non devono essere confuse con la vita stessa. Solo la vite può produrre frutto, non l'intelaiatura sulla quale si poggia. Quindi la Chiesa è solo un'intelaiatura, o è solo appunto l'impalcatura, ma l'edificio sei tu, è la tua vita. Tu sei l'edificio che Dio vuole costruire. Se ti mette intorno un'intelaiatura, se ti mette intorno dei paletti per aiutarti, come l'albero fresco, no? Bisogna mettergli magari un paio di paletti perché cresca dritto, e poi quando è bello robusto si tolgono, può continuare a crescere. Così la Chiesa, la struttura della Chiesa di cui fai parte, ti aiuta a crescere dritto, a crescere robusto, e poi a preghiera che quando sei robusto, quando sei dritto, quando sei forte, vai a ministrare fuori. Hai quella forza di poter andare fuori a portare molto frutto. Andare a portare frutto rimanendo nella stessa chiesa locale o andando in missione in Afghanistan, dove Dio ti manderà, purché tu porti frutto. Amen. 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 Concludiamo con l'applauso di Andrea. Grazie a voi.